riviste, benvenuti in una nuova video recensione. Oggi sono qui per parlarvi di un fumetto edito da Bao Publishing. Il fumetto in questione è Melvina di Rachele Aragno. Come ci dice il retro di copertina, questa non è una favola. E allora, come potrei descrivervi la storia di Melvina senza definirla una favola? È un romanzo grafico di formazione che racconta l'avventura in un mondo fantastico di una bambina che ha come unico desiderio quello di diventare grande. Allora, queste sono le premesse in pochissime parole di questa storia. Melvina è la ragazzina con i capelli rossi che è presente al centro dell'illustrazione di copertina ed è circondata dalla folta rosa di personaggi che ci viene presentata in questa storia. Melvina è una ragazzina, comincia ad avere le sue necessità perché sta crescendo e vorrebbe essere ascoltata, vorrebbe che il suo parere avesse un peso all'interno delle decisioni dei familiari, ma così non è, perché i genitori preferiscono decidere anche per lei. E da questo nasce il suo grande desiderio di diventare adulta in fretta, vuole crescere per essere ascoltata, per ottenere la libertà. La libertà che da bambini si crede che un giorno si potrà avere quando si è adulti, sostanzialmente. Inseguendo il suo gatto, finisce con l'entrare nell'appartamento di un suo vicino di casa, un vecchietto che scopre vivere assieme ad un gruppo di animali antropomorfi. Appena questo vecchietto e i suoi compari la vedono, sanno che è la prescelta per sconfiggere un cattivo che vive nel mondo dell'aldiquà. Questo oscuro figuro ha il potere di esaudire in un attimo qualunque tipo di desiderio. Ma a che prezzo il poter avere il proprio più grande desiderio realizzato nell'immediato? Beh, all'interno di questo viaggio Melvina scoprirà diverse storie, tante persone che hanno deciso di bruciare le tappe e fare in modo che questo cattivo potesse esaudire il desiderio più grande che avevano, ma pagando poi il prezzo altissimo di questa loro decisione, di questo patto stipulato con questo figuro che Melvina è destinata a sconfiggere. Viste le premesse, si potrebbe pensare che Melvina sia una storia destinata ad un pubblico giovane. E da un certo punto di vista lo è, ma non solo, perché le tematiche che vengono qui affrontate possono essere tranquillamente godute e apprezzate anche da un pubblico più adulto, con una certa dose di nostalgia. Melvina è un po' la rappresentazione, l'incarnazione di un desiderio che tutti quanti da piccoli hanno provato, quello di voler diventare grandi, di voler bruciare le tappe. E questo porta all'interno del fumetto all'emergere della tematica del tempo, l'idea di dare tempo al tempo, di cercare di vivere nel presente senza desiderare che si arrivi direttamente alla meta, il tema del tempo come il godersi il percorso che bisogna intraprendere per poter riuscire a esaudire i propri desideri, ad arrivare alla meta che si prefigge di raggiungere. E soprattutto al fatto che bisogna cercare di apprezzare il momento in cui siamo senza essere sempre proiettati al futuro. Questa tematica naturalmente ci viene raccontata attraverso lo sguardo di Melvina, bambina che vuole crescere per farsi ascoltare dai genitori, però allo stesso tempo può essere apprezzato appunto da un lettore più adulto che da quella che è l'esperienza di Melvina può fare appunto nascere delle proprie riflessioni su quello che è il rapporto con il tempo che noi abbiamo su questa terra, sostanzialmente. È interessante il fatto che una caratteristica che mi è subito saltata all'occhio di questo fumetto è il ritmo con cui la storia è narrata. È un ritmo piuttosto sostenuto. Gli eventi si susseguono veloci, uno di seguito all'altro, si passa in frettissima all'azione, al clou, insomma, della storia senza tanti preamboli, e questo fa sì che il viaggio di Melvina nel mondo fantastico per andare appunto a compiere il suo dovere di prescelta finisca con l'essere quasi incastrato in una dimensione un po' onirica. Il tempo della storia sembra un po' quello che è il tempo percepito nei sogni, perché appunto non si percepisce un esatto
trascorrere del tempo quanto piuttosto solo il susseguirsi degli eventi. E questa cosa fa calare tutto quanto il passaggio all'interno di questo mondo fantastico in una dimensione ancora più onirica, oltre che surreale, proprio perché sembra di vivere un sogno durante il quale appunto Melvina, la nostra protagonista, dovrà cercare di comprendere il fatto che questo desiderio di diventare adulta in fretta in realtà non sia un desiderio del tutto positivo, così come crede. Altra tematica che appunto è legata anche a questo è quella dell'ascolto, dell'ascoltare gli altri, perché Melvina appunto soffre del fatto che il suo parere, la sua voce non vengano ascoltate dai genitori e all'interno del racconto abbiamo più occasioni per vedere come in realtà non solo siano gli adulti a non ascoltare davvero Melvina, ma altrettanto Melvina non riesce ad ascoltare le persone che la circondano e che le danno dei consigli, un personaggio in particolare che rappresenta un po' lo sbalzo generazionale, se vogliamo, è uno di quelli che si accorgerà del fatto che anche Melvina non lo sta ascoltando del tutto. Vi mostro alcune delle tavole, i disegni sono ricchissimi di colori, sono tutte tavole d'acquerello che ho trovato molto belle e tra l'altro è interessante come il design dei personaggi sposi perfettamente lo stile della narrazione, cioè i personaggi così come ci sono rappresentati sono perfetti per una storia del genere, anche soltanto il design di Melvina stessa come personaggio rievoca nella mente una dimensione di storie di bambine avventurose. Quel tipo di design, quel tipo di personaggio che fa di questo fumetto una proposta piuttosto interessante. Quella che ho tra le mani, tra l'altro, è l'edizione dei 10 anni di Bao Publishing che si conclude con una serie di belle illustrazioni dei personaggi protagonisti di questa avventura. Io, come al solito, vi ringrazio per aver guardato questa video recensione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Taste!